Dunque me ne vado, mi metto qui, abbasso un poco a poco lo schermo, grande luce oggi, ed inspiro. E sorridete, e lascio, ed inspiro nell'altro senso, uno, isolo soltanto le spalle, due, come se alzassi due pietrine, tre, e quattro, e lascio, ed inspiro le spalle verso le orecchie e le lascio cadere, morbido, morbido anche nella poitrine, inspiro e lascio, e appena appena sento che salgono le spalle, forse le mie costole le possono seguire, e lascio, ed inspiro e lascio, beautiful, ed inclino la testa e torno su, ed inclino, avvicino l'orecchio alla spalla sinistra e torno su, ed inclino e torno su, ed inclino e torno su, e ruoto la testa alzando un poco il mento per ammorbidire la curva dei cervicali, ed ispiro e sfioro di nuovo lo stesso luogo che mi ospita, ed inspiro e ruoto e lascio che gli occhi vanno a spiare un po' dietro, ed espiro e ruoto dall'altra parte rinfrescando il mio atto di presenza, e torno, ed inspiro, guardo su appena appena, e all'espiro guardo giù e richiamo in me, inspiro ed espiro, e torno dritta ed inspiro, guardo su tra gli occhi e giù sul naso, e su tra gli occhi e giù sul naso, e su tra gli occhi e giù sul naso, e destra e sinistra, e destra e sinistra, e cerchio destra, su, sinistra, giù, e destra, su, sinistra, giù, e sinistra, su, destra, giù, e sinistra, su, destra, giù, e chiudo gli occhi, inspiro, lasciate gli occhi chiusi ed espiro, perineo, ombelico, e comincio a risucchiare il perineo, l'ombelico, e lascio migrare l'aria, e nell'espiro assorbo l'ombelico e assorbo il perineo, e poi rilasso ed inspiro, lasciamo iniziare il movimento da questa leggera contrazione del perineo, ok? Ed espiro e poi rilasso e di nuovo contrago, inspiro, leggero, leggero, ujjayi dietro la gola, ed espiro. E nel mentre facciamo questo, cominciate a pensare, uno, come sono io? Chi sono io? Quali sono le 10 grandi linee che mi caratterizzano? La mia tenacia, la mia perseveranza, il mio disordine, la mia bellezza, qualunque cosa, quello che vi riconoscete essere. Ed espiro. Ed inspiro. Ed espiro. Ed inspiro. Ed espiro. Ed inspiro. Come quando siamo sotto le coperte, ok? E ci isoliamo dal mondo esterno. Entrate nella vostra respirazione, nel suono della vostra respirazione. Come quando giocate a nascondino e vi chiudete dentro lo sgabuzzino e non dovete farvi sentire, e sentite il vostro respiro quasi troppo rumoroso. Ecco, entrate dentro di voi, nascondetevi per un attimo dentro di voi e segretamente ascoltate il rumore del vostro respiro. Ed espiro. Ancora, inspiro ed espiro. Ed inspiro.
ed espiro. Ed inspiro. Gli ultimi due, penso che la vostra lista è completa. Anche se li dimenticate non importa, l'importante è giusto richiamarle un attimo, le vostre considerazioni. E poggiamo le mani davanti al cuore, inspiro. E continuando a respirare tranquillamente, cerchiamo di mettere accanto alla parola che abbiamo scelto, a ognuna di quelle parole il suo posto. Egualizziamo dentro di noi, come andare a cercare dentro a un organo o dentro un'immagine l'opposto e quindi integrarlo dentro di noi. L'egualizzazione degli opposti può andare a interpellare un organo, un ginocchio, una visione, un'immagine, qualunque cosa. L'importante è semplicemente che accanto alla parola disordinata o volitiva io vado a richiamare in me anche quell'altra capacità, quella di ascoltare, per esempio. Allora vado dietro la mia testa, per esempio, dentro. Se mi considero una persona collerica, posso andare a cercare i momenti in cui non lo sono, quella sensazione di quando non lo sono, e cerco di egualizzare, senza giudizio. È solo una questione di egualizzamento. E di fare pace. Pace con quelle parole che a volte hanno un'accezione negativa perché negano la possibilità dell'altra parte. Allora che non possiamo negarci nulla, noi siamo degli esseri perfettamente dotati. E dunque per questa lezione di oggi vorrei veramente che ci avvicinassimo, ognuno di noi, alla propria unicità. Quell'unicità che è parte dell'essenza, che non ha nulla di sociologico, che non viene dall'esterno, non è quella parte, diciamo, che sono gli altri ad attribuirci, ma è qualcosa di profondo, di libero, che si avvicina alla coscienza. Ed espiro, ed incrocio le dita delle mani, lasciamo ruotare i polsi, il mio polso, il tuo polso, il mio unico polso. Nessuno ha un polso come il mio, nessuno muove il polso come lo muovo io, ognuno diverso dall'altro, ognuno meraviglioso così com'è. Ed espiro, spingo giù, inspiro e allungo i miei fianchi, così come sono, senza giudizio, e mi appassiono. Ed espiro, lascio le mani sulle spalle, le mie spalle, i gomiti che salgono su, ed inspiro e con bacio e bacio il mio movimento, comunque esso sia. E i gomiti ruotano. Ed è la cosa bella, forse dicevo oggi, mi pensavo di lavorare online, è proprio il fatto che non avendo il maestro davanti, non avendo questa relazione da una parte, e giriamo nell'altro senso, da una parte siamo negati di qualcosa, ma dall'altra ci possiamo veramente curare di noi stessi, di nessun altro che semplicemente la capacità di richiamarci alla presenza attraverso il movimento. Dunque inspiro, gomiti salgono su, espiro, apro le braccia, palmi delle mani giù, chiudo, apro, chiudo, apro, stringo e apro, e stringo e apro, e stringo e apro. I termini delle mani sono i termini nervosi, chiudo, apro, e chiudo, apro, e sento i polpastrelli come se schizzo l'acqua e cic 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 cic. Come se disegnassimo delle spirali su due muri che sono accanto a noi con un pennello, che ingrandisco, e poi da fuori con un altro colore verso l'interno, e rimpicciolisco queste due spirali disegnate sul muro e lascio grande, prendo i gomiti ed inspiro, tiro su e lascio il mento scendere su, per come se volessi sfilare la mia colonna da dietro. Inspiro, puntellarla nel bacino, ed espiro, resto, ed inspiro, inclino, espirando. Vengo a richiamare le costole che sono sotto le ascelle, espiro.
ed inspiro ed espiro. Sono sfrantumata oggi. Inspiro. Ed inspiro ed espiro, lascio le braccia, le mani si incrociano dietro la schiena, strizzo un po' ed inspiro, guardo su e all'espiro assorbo il perineo, l'ombelico e guardo giù, guardo verso l'ombelico e lascio. Beautiful. Ok, veniamoci a appoggiare dietro, chiudiamo, giriamo i piedi, mettiamoli paralleli, le ginocchia puntate verso l'alto e lasciamo andare le ginocchia da una parte e dall'altra per ammorbidire un po' i femori e le anche. Andiamo subito nella diagonale che compone un ginocchio con una spalla e questa sensazione di elasticità. Chiunque di voi dice, ah ma io sono red, non sono elastico, non riesco a toccare le mani per terra, ebbene siamo tutti elastici, ognuno è unico così com'è. Richiamare l'elasticità nel proprio range, ok? Tac e tac, beautiful, ok. E poi adesso invece lasciamo l'elasticità e accappottiamo soltanto le caviglie, ok? Malleolo interno e malleolo esterno, il mio piede, e guardo il mio mignolo, il mio alluce, attivo questi piedi radici del mio mondo, del mio sistema di pensiero, beautiful, ok. E la prossima volta invece mi concentro sul pube e lascio che il naso segua il pube. Il naso che segue il pube, quindi ruota la mia testa un po', hop, e hop, beautiful. E poi torno nel centro e la prossima volta vado con le ginocchia verso destra, alzo la mano sinistra e vengo dietro, ed inspiro con le puntine delle mani, tiro su la cassa toracica e prolungo lo sguardo in direzione del lato destro, ed inspiro ed espiro Ujjayi. E di nuovo mi concentro, 3-4 respirazioni. Espiro, lascio la testa, lascio le spalle venire, poi le ginocchia salgono, dunque ruotano le anche, le ginocchia vanno dall'altra parte, la testa segue, il petto gira. E come uno strofinaccio che si attorciglia per strizzarsi, in spirale, allungo lo sguardo verso sinistra, io mi zittisco, 4 respirazioni già per sentire il vostro suono. Lascio la testa, seguono le spalle, le anche si afflosciano, le ginocchia salgono, perfetto, e allungo la gamba destra e la gamba sinistra e i mignoli vanno fuori e poi vanno dentro gli alluci e fuori e dentro e ammorbidisco i femori e zicchi 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 cristalli pili 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 e scegli 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 ed espiro, il formicolio scivola fino ai piedi e comincio a ruotare le caviglie tutte e due in un senso, ammorbidendo l'articolazione, i miei piedi me li posso guardare, mi posso appassionare, il mignolo che sfiora la sabbia e lascio e sento come questo movimento mi conduce sugli ischi, avanti e dietro negli ischi e poi nell'altro senso. E mi connetto a tutte le parti del corpo che producono questo movimento. Guardate le vostre ginocchia, si orientano come dei fanali da una parte e dall'altra. E poi apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo. Vedete come siamo tutti morbidi, delicati, dolci. E poi lascio. Ed espiro, mignolo destro, palmo del piede, alluce, scendo giù e mignolo destro, ginocchio che si tira, palmo e scendo. E mignolo destro, ginocchio che tira laterale, alluce che scende. E cambio gamba, mignolo sinistro, palmo del piede, alluce. Forza liquido sinoviale si produce con la gioia, con il godimento. Il godimento viene, passa dalla pelle, ce lo ricordiamo tutti che abbiamo
percepito una carezza, eh? E quindi accarezziamoci vicino al pavimento, palmo del piede, andiamo verso quel tipo di acquolina in bocca, palmo del piede, alluce destro, scivolando palmo del piede, apro, sfioro l'aria e scendo, e ruoto sul tallone, palmo del piede, apro e scendo, e alluce, palmo del piede, apro e scendo, e poi alluce sinistro, palmo del piede, entro in un movimento che è continuo e dentro la mia gamba, non è la mia gamba che si muove, è la mia mente, la mia anima che si muove dentro al corpo, è la qualità del vostro corpo, è la qualità dell'anima. Lasciate perdere il corpo segue, hop, e scendo, beautiful, e tornano i piedi paralleli, sentite come tornano i piedi paralleli, ed allungo le dita del piede e l'altro, i polpastrelli dei piedi, apro e chiudo, guardate la luce che attraversa i polpastrelli dei vostri piedi, grande gratitudine per questo corpo che avete preso in prestito, e allungo, e tiro, e allungo, e sento la schiena che si allunga con la punta del piede, dal femore, da dietro la schiena, scivolo dentro le gambe. E di nuovo apro e chiudo, e apro, chiudo, e scendi, scendi, e respiro, mi rilasso nel petto, e con un bel H, ed inizio dunque a percepire le mie gambe più aperte, più vivide, e poi torno, apro le gambe, mi metto con le manine per terra, metto le mani, prima mi osservo un attimo, osservo la sensazione che ho quando sono seduta, non aprite troppo, piuttosto sentite dietro gli ischi come sto, poi metto mano sinistra e mano destra e mi vengo a sedere sulle mie mani, ok? E rilasso, ok? Rilasso come se tenessi il sederino appoggiato in una bacinella d'acqua calda. Ah. E attivo i palmi dei piedi e le ditina aperte, 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 senza stendere le ginocchia, giusto? Ammorbidisco l'ischio jambier, come si dice in italiano, non lo so, comunque, e lascio una mano e lascio l'altra, e sento che qualcosa è un po' più soffice, ma non ancora pronto, secondo me. Dunque avanzo un poco poco con le manine e produco un movimento di avanti e indietro soltanto con il bacino, ok? Quindi vado a cercare con l'osso pubblico il pavimento e indietreggio, e avanzo e indietreggio. Chiudete gli occhi e pensate soltanto di voler avanzare il pube, quindi la ciucetta oppure il pisellino, ed indietreggiare verso il coccige. Avanzo e indietreggio, solo quello. Lasciate le gambe non fare niente, o comunque giusto rispondere del movimento, ma senza azione particolare. Giusto questo piccolo movimento che mobilita il bacino, come mobilita tutta la colonna e tutta la parte inferiore, ok? Benissimo, poi ci fermiamo nel centro, invece apriamo e chiudiamo solo le gambe, un poco zighi zighi, ghili ghili, ghili ghili, ghili ghili, ghili ghili, ok? E poi sbattiamo un po' le gambe, pom 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 pom, come delle palline di basket, tan 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 tan, ed espiro e chiudo, poggio le mani dietro, chiudo le gambette. Benissimo, adesso avanziamo una parte del bacino in avanti come se camminassimo sui glutei, ok? Avanzo e indietreggio. E indietreggio, Silvia. Ok, tacchi e tacchi e tacchi. Indietro è più facile indietro o più facile avanti secondo voi per il vostro unico corpo? E ora alzo e lascio andare anche il movimento della cassa toracica, come se spingessi una parte e l'altra del corpo per alleggerire questo povero bacino, che se gli rimaniamo sopra lui non si può muovere, e quindi posso amplificare il movimento della cassa toracica e dunque delle anche, e la prossima volta ne facciamo soltanto uno e due in avanti per venire sul davanti degli ischi, pieghiamo le ginocchia, avanziamo con le manine, attiviamo le dita dei piedi, e lì che abbiamo il pube che quasi bacia il pavimento, sentiamo questa anteversione del pube, quindi sentiamo anche tirare un po' dietro le gambe, dunque le possiamo piegare. Inspiriamo, lavoriamo di respirazione perineo ombelico Ujjayi.
per dare l'informazione al corpo che leggero tiramento dietro le gambe, ma la parte superiore può vibrare, può emergere, ok? Anzi, liberare le gambe dal peso che le hanno inchiommate. Inspiro e richiamo piano piano la sensazione delle spalle e delle scapole che vanno verso la colonna per liberare la distanza tra il seno e le spalle. E respiro in questo allungamento. Inspiro, si assorbe il perineo e l'ombelico, è come se venissi a fare una trazione nel basso schiena per allungare le vertebre. Ed espiro. Riconoscete che ci sono dei punti annodati dietro le gambe? Memorizzateli. Ed espiro. Ed inspiro, guardo su tra gli occhi. Ed espiro e ritorno. Ok, avete memorizzato i vostri punti? Piede destro 1, 2. E 2, 3. E 3, 4. E 4, 5. Tiro ogni dito del piede da dentro la sua radice, pizzico il piede, ogni dito delle mani nella dita dei piedi, ruoto 1, 2 e nell'altro senso 1, 2, lascio, sbatto, dun 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 dun, vibrazione che va fine dentro la mia anca destra. Ok, poggio piede destro, apro gamba sinistra, massaggio il polpaccio. Mi metto in presenza di ogni segmento, ogni parte del mio corpo, ogni muscolo, consapevole della ricchezza enorme che ho. Ok, spremo la tibia destra, spremo. E non è che perché mi sono lavate i denti ieri oggi non me li lavo, o no? Dunque la stessa cosa, la stessa cura. Ogni giorno il corpo è diverso, perde tante cellule, ne compone delle altre. E poi torno su e massaggio, metto vibrazione, movimento, allargo la mia conoscenza di questo strumento in maniera semplice. Poi dietro la coscia ho memorizzato che c'erano dei punti che mi tiravano. Ebbene, allora gli vengo a parlare con le mie mani, gli vengo a dare un sostegno, ad ammorbidirli. Dietro agli ischi, tutta quella zona che mi faceva un po' male, gli vengo a dare elasticità. Ok, dietro agli ischi, bene, verso il nervo sciatico in esterno. E lascio, ammorbidisco questo quadricipite. Lascio ogni zona, poi chiudo, piego il ginocchio destro, apro il braccio destro, metto sotto al ginocchio, isolo. Dal ginocchio in giù e piccolo movimento rotatorio, libero il ginocchio da tutte le paure che il ginocchio poveraccio subisce. E poi nell'altro senso e poi vado su giù e lascio, scegli, ammorbidisci la rotula, guarda il piede come si muove, come è connesso. Ginocchio destro, chiudo il ginocchio vicino al sinistro e schiaccio in diagonale in avanti il quadricipite destro verso il ginocchio. Lo spremo allungandolo manualmente, come si lavora la pasta delle pizze. Zac, e poi spiaccico. Rendo elastici i tessuti, poi poggio sulla mano sinistra, apro il ginocchio destro e allungo davanti. Apro, chiudo, apro la gamba destra e piego la sinistra, palmo del piede destro, ok, per terra, e comincio da questo movimento che interpella soprattutto l'anca, il mignolo destro e la sensazione del palmo. E poi piano piano, dopo uno o due movimenti, inizio a vedere il mio bacino, me lo immagino. Cosa fa il mio bacino? L'ischio destro viene per terra e poi si allontana, ok? Le anche si mettono in disequilibrio e poi vengono in equilibrio sullo stesso livello. E poi dalle anche piano piano inizio a vedere che i miei trasversi, cioè gli obliqui, che sono là dove ci sono anche i salsicciotti un poco di
questi ultimi tempi, allungo un salsicciotto e chiudo l'altro e poi a viceversa, ok? Alterno questo movimento e immagino il movimento della colonna e di tutte le vertebre che sbadigliano da una parte e si curvano dall'altra, e poi più su le scapole che scivolano le scapole, una va verso giù, una verso su, e dunque le spalle, e dunque la cervicale, fino a dentro la testa, e il cervello che fa glinglon, ok, si dissipa, e poi l'ischio destro scende, lo pianto per terra, innalzo la colonna, palmo della mano destra, e alzo la mano sinistra che va verso il piede destro, come se mi potessi agganciare ad un palo, sarei una bandiera, il mio corpo sarebbe una bandiera con la mano destra agganciata al piede e la mano sinistra agganciata a un palo, e il sedere e il ginocchio sinistro che sventolano all'aria. Inspiro lì ed espiro e mantengo questa tensione delle mani che liberano la parte sinistra. Inspiro ed espiro nell'ischio sinistro, ed inspiro ed espiro nelle costole a sinistra, ed inspiro ed espiro nel seno sinistro e nel cuore. Aprite il cuore e torno, inspiro ergendo il corpo ed espiro chiudo, lascio le gambe e mi poggio dietro ed osservo con gli occhi chiusi la sensazione della gamba destra e della gamba sinistra, ed espiro ed inspiro ed espiro, e poi torno e ho notato che c'è una piccola differenza e cambio mano 1 e 2 e 2 e 3 e 3 e 4 e 4 e 5 e tiro 1, 2, 3, 4 e 5, pizzico, no amore, non possiamo aprire ora, non fa niente, dopo andiamo noi giù da lei. E pizzico, ogni dito delle mani nel dito dei piedi e ruoto, 1 e 2, questa volta mi concentro su un'altra caviglia, un altro mondo, un'altra storia, un'altra persona da incontrare, la mia caviglia sinistra, e ruoto, magari ho avuto una storta a sinistra e quindi devo andare a ripulire una memoria traumatica. Ogni volta ci ripasso e gli ricordo quella cosa e dico vai, andiamo di più lontano e lasciamola. E tic, 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 e cambiamo, piano piano cambiamo e puliamo tutte le memorie che stanno nel corpo, ok? Ok, benissimo, apro la gamba destra, piego la sinistra e palpeggio il polpaccio. Ok, bene bene, punti che vi sembrano un po' più duretti, e quando vi sembra più duro magari andate un po' più veloce, morbido, ma sempre in contatto, ok? Dandogli un piccolo movimentino di traballamento, ok? Un shaky shaky nei nervi, nelle parti sottili, dentro le fasce, ok? Dentro quelle che vengono chiamate qua aderenze, no? Vengo a sollecitare una minima vibrazione nell'aderenza. Ok, beautiful, e poi schiaccio, verso la caviglia fa molto male, lo so, ma non fa niente, dovete farvi un po' male però, ok, e poi torno su, e la stessa idea però verticalmente, dietro al polpaccio, un'altra forma, un'altra storia, qua vengo a interpellare più la linea centrale e poi passo dietro la coscia, e anche lì andate proprio con un puntino, con un ditino a fare e poi un po' più vicino all'ischio, là dove si innervano tutte le corde, mettete movimento, mobilità, vibrazione, suono, fate uscire il suono, scegli dei puntini, il corpo è contento e vi lascia fare. Ok, e lascio, e scegli, e la rotola, il piedino che si muove, bravi, e poi ruotiamo il ginocchio, ginocchia vicine, sistemate l'ischio destro e spingiamo, e spingo come spingo? Spingo perché il corpo si innalza sul bacino e sulla gamba, quindi come vedete abbiamo una parte di noi che è bella, tranquilla,
al riposo che subisce l'acqua che attiva, si innalza da sopra. Due zone. Spingo e spingo e spingo e spingo, mi poggio destra, ruoto, apro e scegli. E apro la gamba sinistra, piego la gamba destra, le mani a destra e comincio. La sensazione del piede che strofina, la sensazione della gamba che si allunga l'adduttore, quando scivolo giù si allunga l'adduttore e poi si accorcia. La distanza tra l'adduttore e gli organi sessuali che si accorcia e si allunga. Andatela a cercare là sotto, tacchi, tacchi. E poi nello stacco dell'anca che si allunga e si piega, tacchi, la piega dell'anca. E poi sento il passaggio sul gluteo destro che rotola e poi le ossa delle anche, no? Quelle due ossicine davanti, iliache, no? Che prendono una posizione di diagonale e orizzontale. E poi come queste si innestano, comunicano alla colonna tutta intera, nel fondo schiena, e do mobilità cauta alle vertebre, dandogli un movimento morbido, scivolano le scapole da quest'altra parte, si apre la cassa toracica da un altro comando, quindi magari da una parte siete più disposti e dall'altra di meno. Allora cerco di egualizzare, come abbiamo detto prima, egualizzare gli attributi che mi sono data aggiungendole il lato opposto, ok? E poi vengo su nelle cervicali, sciolgo le tensioni nelle spalle e sento il tallone della mano che spinge, le dita della mano, nella testa, le orecchie che si inclinano, e spingo nell'ischio sinistro e vado a volare col braccio destro ad agganciarmi a questo palo che sta tra la piede sinistro e la mano destra. C'è un palo, vi agganciate al palo e lasciate sventolare la vostra bandiera. Gluteo destro, ginocchio destro, costole a destra, fegato, cistifellea, inspiro nel rene destro ed espiro, ed inspiro allargando il polmone destro ed espiro nel perineo lombellico ed espiro e torno, beautiful, ed espiro, lascio, mi poggio dietro, vengo un poco sul sederino e lascio sventolare un po' i piedi, ghili, 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 lascio e allungo le gambe, tiro ginocchio destro di lato, tiro il sinistro, allungo destro, tiro destro, allungo sinistro, tiro destro, tiro sinistro, metto le mani, guardo a destra ed inspiro tre volte, uno. Dove vanno i vostri occhi? Forza, lasciateli andare fino a dietro, due, e il vostro perineo e la cassa toracica, tre, e allungo la gamba sinistra lentamente, sento come lei mi apre il corpo e ritorno dritta, e tiro sinistra, tiro destra e continuo la torsione fino a sinistra ed inspiro alzando la cassa toracica dal di dietro. Come quando andate dal dottore e quello vi dice alzati la manetta dietro e fa, dici là dietro, in quel momento imparate a respirare dietro, proprio per quel dottore, respiriamo dietro anche per noi, andiamo ad aprire le scapole dietro, le costole dietro, per fare sentire un grande inspiro a quelle costole, ed espiro, rilasso, lascio la gamba destra allungarsi e la sinistra, e ora tiro destra, tiro sinistra, vengo sulla mano destra, sulla sinistra e sono a quattro zampe, e apro le mani e giro le mani dietro e giro le mani nell'interno e giro le mani davanti e ruoto la mano destra di schiena, allargate le ginocchia alla larghezza del bacino e l'altra. Beautiful. E torno sulla punta delle mani, di inspiro, apro il petto e le spalle e vengo fuori come un cane che ulula, e metto una bella mezza punta dietro e cammino con le mani verso le ginocchia, alzo le ginocchia e poggio i talloni per terra dietro oppure per aria, poco importa, poi ritorno con le ginocchia giù e vengo a sollevare il corpo, ok? Abbiamo le mezze punte che tirano un po', chi non ce la fa sta un po' più su, tipo mia madre, non fa niente, mignoli per terra, allunghiamo un poco questi termini nervosi sotto i piedi e poi ripartiamo in avanti
a quattro zampe. E veniamo a quattro zampe, e da qui che siamo, qualche altro movimento intorno alle ginocchia, alle anche, di trasmissione. Non ce ne frega niente se ne facciamo 5, 6 o 1, l'importante è che connettete immediatamente la trasmissione della forza, cioè della forza, sì, dell'energia che passa dalle ginocchia alle mani attraverso l'angola colonna. E quindi come scioglie il movimento, come il movimento scioglie il corpo inibito, e poi nell'altro senso la testa spinge verso il bacino, forza come le palline in un flipper che tocca tutti i lati questa pallina, tic, e liberate la schiena, le anche, i femori dentro, le anche, e poi stabilizziamo nel centro, mignolo sinistro si allunga la gamba dietro, tallone testa, quindi se spingo il tallone verso il pavimento, la testa indietreggia verso il tallone, se spingo il tallone verso la testa, vedete questa connessione, questa attività del piede ci serve moltissimo. Ok, adesso spingiamo il tallone verso il pavimento e allunghiamo il retro del ginocchio, la parte superiore del polpaccio e poi rilasso. E gamba destra, mignolo destro, mignolo, mignolo, allungo prima la parte posteriore del polpaccio e poi creo una trasmissione di forza da testa a piede, da piede a testa. Beautiful. E poggio. Ed inspiro, torno sui gomiti perché io mi sono stancata. E guardo su tra gli occhi e spingendo le gomiti negli avambracci guardo l'ombelico. Ed inspiro, guardo su tra gli occhi ed espiro, curvo. E ora inspirando faccio scendere le zizze tra verso i gomiti. Quindi scivolano le scapole verso la colonna e all'espiro scivolano le scapole lontane dalla colonna. È solo un movimento dell'upper body, della parte superiore delle scapole che scivolano sulla cassa toracica. Cercate questa qualità di scivolamento della scapola, voilà, senza ingaggiare troppo la schiena, che è un movimento molto diverso tra guardo su ed espiro guardo giù e curvo dunque la colonna. Provateli entrambi. Guardo su, guardo giù, faccio la colonna curvandola in un senso e nell'altro. E invece rilasso e scivolano le scapole, quindi mobilito semplicemente l'articolazione delle spalle a salire e a scendere, ok? Come le flessioni, beautiful, ok. E la prossima volta vengo con il bacino sui talloni, rilasso un attimo la testa, inspiro ed espiro tre volte, io mi taccio, concentratevi sul vostro suolo. Ricordatevi del dottore. Beautiful. E con le mani adesso spingete verso le ginocchia, ritorniamo seduti sulle nostre ginocchia. Ed inspiro, ruoto le spalle, incrocio dietro, alzo il mento, guardo su e all'espiro il mento assorba l'ombelico ed espiro e lascio. E veniamo di nuovo davanti, mezza punta, alzo le ginocchia, piccola mezza punta dietro, ginocchia piegate, rilasso la testa e alterno un piede e l'altro. Stacco bene le mezze punte, mignoli dei piedi, allargate le piedi alla larghezza delle spalle. E alterno e ammorbidisco l'inguine, ok? Immaginate quell'inguine, proprio quel punto lì, e ammorbiditelo, miau, miau, e miau, e miau. E poi dopo i due talloni che vanno su, 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 e giù, 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 giù. E vedete la vostra testa come reagisce, sa, quando salgono e quando scendono. E salgono, la testa si curva verso la pancia. Adesso pronti per la prossima onda. E giù, e i talloni salgono, onda, accento, 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 inspiro, guardo avanti, all'espiro tiro il bacino dietro, lontano, lontano, inspiro, guardo su, cane testa in su, ed espiro, scendo con l'addome per terra, giungo gli alloci, ruoto le spalle, inspiro, piccolo cobra, e all'espiro rilasso, e spingo nelle mani, mezza punta, vengo cane, testa in giù, ritorno, curva, onda, inspiro, libero la testa, all'espiro dalla testa spingo il bacino verso i talloni,
Torno a quattro zampe, una flessione che mi accompagna, giù, ruoto le spalle, inspiro piccolo cobra, ed espiro ritorno, giù, e spingo nelle mani, torno, a quattro zampe, a mezza punta, vengo cane, testa in giù, e le mani camminano, alzo una mano, cammino indietro, 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 benissimo, e le mani scivolano sulle tibie, tutte e due, ed espirando, ritornano per terra e camminano in avanti. Allargate la cassa toracica, ricordatevi della mobilità laterale della cassa toracica e avanzo i piedi, verso le mani anche qui, avanzo un sedere, avanzo l'altro, come fate quando siamo a terra. Di nuovo le mani scivolano sulle tibie, inspiro e all'espiro rilasso ed indietreggio di nuovo le gambe come se scendessi su una scaletta e le mani avanzano verso i piedi, indietreggiano, 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 indietreggiano. Ed inspiro sulla punta delle mani, ed espiro, rilasso e cammino verso sinistra. Anche qui mi attacco su un palo e la bandiera sono le mie costole a destra. E allargo il respiro. E cammino verso destra, le mani si agganciano ad un palo. Ed inspiro. Ed espiro, rilasso. Le mani salgono sulle ginocchia, la testa è a penzoloni giù, ho le mani su, agganciate i gomiti verso la taglia, ok? Stretti, stretti, tirate fuori le zizze, estendo i gomiti, tirando fuori le zizze, quindi curvando la schiena, arch, mento verso l'alto, e all'espiro curvo nell'altro senso, guardo il pupe, srotolo, spingendo dai piedi, alzo le spalle, e incrocio dietro, ho le gambe larghe quanto il bacino, inspiro, guardo su, all'espiro alzo le braccia da dietro e vengo giù con la testa, con le mani che spingono verso il pavimento da dietro. Le braccia sono incrociate, senza forzare nelle spalle, ma creiamo quindi una torsione nella spalla e lasciamo che il petto penzoli, la testa penzoli, i piedi si allargano, le dita dei piedi si allargano. E la prossima volta mi vengo a sedere, quindi scendono le braccia, scende il sedere, inspiro, le mani sono davanti, tornano verso il cielo, inspiro e all'espiro salgo sulla mezza punta, immaginando di stringere il quadricipite verso il retro della gamba e il retro della gamba verso il quadricipite, ok? Quindi cerco un equilibrio come se fossi schiattata tra due muri. E l'addome spinge verso la schiena, ma la schiena spinge verso l'addome. Una sottiletta. In mezzo a un panino, sottilettate anche le braccia ed espiro, poggio i talloni e lascio le braccia su, 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 alziamo il piede destro e mettiamo il piede destro sopra il piede sinistro, ok? La mezza puntina del piede destro sopra il piede sinistro, inspiro, egualizzo ed espiro. Inspiro, alzo il piede destro, lo poggio per terra e trasferisco tutto sul piede destro, mezza punta sinistra sopra il piede destro. Ed inspiro, sentite come il vostro alluce destro sta lavorando per stabilizzare tutto il corpo. Ed espiro, date peso anche un po' nel tallone, inspiro. Ed espiro, e bravissimi, e poggiamo i due piedi, ed espiro, piano piano le braccia si aprono, spunta la testa, i palmi delle mani portano due piatti immaginari, una a destra e una a sinistra, ok, ci fermiamo nei lati, e già dai lati piediamo i gomiti, ok, e mettiamo gli alluci sotto, e quando i gomiti scendono sospendiamo le spalle, con gli alluci che li sorreggono, sorreggono le ascelle. Di nuovo saliamo un po' sulla mezza punta dei piedi, appena appena per sentire che liberiamo i talloni, ok? Come se avessimo gli sci. Quando abbiamo gli sci, il nostro tallone è lungo almeno 50 cm dietro di noi. Quindi quando poggiamo, immaginiamoci che già abbiamo una superficie di appoggio molto più lunga, sia davanti che dietro, ok? E salgono le spalle con lo zainetto in spalla, lasciamo gli avambracci ed espiro. E da qui che sono un attimo mi fermo, sono verticale, siamo stati giù per tanto tempo, mi fermo un attimo e mi godo dall'alto, la vista dall'alto, improvvisamente riguardo la mia stanza
veduta dall'alto, sono salita al sesto piano, ok? Proprio la sensazione di dire wow, I'm on top of my leg. Quindi on top of your leg, il corpo è sopra le gambe, come quando siete sopra a cavallo. Sentite questa sensazione di altezza che avete recuperato nelle articolazioni e prendetene atto, ok? Le spalle sono sospese, non crollano sulla cassa toracica, ma sono come una giacca che ho appena appoggiato su una sedia, pronta per uscire. Le gambe sono forti, le dita dei piedi sono lunghe, gli esci sotto i piedi sono altrettanto lunghi e belli, le cosce si ergono, i femori, il bacino leggermente in anteversione mi rileva di nuovo la curva lombare. Possiamo ingaggiare un po' con le cosce, ok? Stendendo un po' il quadricipite, poi con un perineo ombelico ho assorbito l'addome, ho tirato su una cassa toracica che questa volta è quasi un po' sporta in avanti, ma ho le scapole dietro che tirano dietro, ok? Quindi c'è qualcosa che contiene la mia schiena e che sospende le mie spalle. Ho le braccia ingaggiate, gomiti stesi, ma senza iperestensione, in allungamento verso le dita, come se strizzando un po' le spalle uscissero dalle mie dita dei poteri magici, i raggi magici. E poi per ultimo, dal cuore che apro, guardo dritto davanti a me, dritto dritto, con uno sguardo che si appiana, che tutto ingloba. E mi immagino come se fossi, ecco, in piedi su una montagna, su una collina, e che giù c'è tutto il mio popolo, ok? Il mio mondo. Ed io sono lì, e questa mia standing position, questo mio stare dignitoso, ingetta in tutta la mia vita, in tutto il mio mondo, qualcosa di positivo, di unico, di magico, di dignitoso. Quindi guardate davanti a voi, trovate il punto in cui i vostri occhi spaccano l'orizzonte, ok? Che non è né troppo su né troppo giù, ma è un occhio che vede lungimirante, che va davanti e guarda dietro. È un buco. Ok. E sulla linea dell'orizzonte degli occhi c'è l'orizzonte delle labbra, gli angoli delle labbra, e poi l'orizzonte delle orecchie che ascoltano al di là di questa stanza. Ed inspiro e sento la mia cassa toracica autonoma che si allarga in questa verticale e si restringe. Percezione. Presenza. Chiudete un attimo gli occhi e ritornate a questa sensazione di voi stessi, come state, alla vostra unicità, che non è uguale. Non c'è un'altra Marina, non c'è un altro Paco, non c'è un'altra Marisa, non c'è un'altra Diana, non c'è un'altra Susanna, non c'è un'altra Paola, non c'è un'altra Sabrina, non c'è nessun altro come voi, solo voi. Così come non c'è una seconda, un secondo Pantheon, un secondo San Giovanni a Carbonara, un seconda Chiesa. Siete solo voi, il Tempio che si viene a trovare. Benissimo, e adesso in testa del nostro tappetino facciamo 3 Surya Namaskara. Ci ritroviamo alla fine dei 3 Surya Namaskara. Guido solo il primo, inspiro ed espiro, inspiro, allungo, espiro, indietreggio i piedi, poggio le ginocchia, inspiro, espiro, fletto fino in giù, inspiro, piccolo cobra, espiro. Inspiro, torno, cane, testa in giù. Resto 3, 1. Senza fare niente, non forzate, in ascolto del mio respiro. I piedi, scivolo sulle tibie o sulla punta delle mani, espiro, spingo i piedi per costruire il mio tempio, le braccia volano al cielo, espiro, le mani davanti al cuore, inspiro, seguite il flusso dell'inspiro e dell'espiro.
mi dite se vi sconvolge questa cosa che vi lascio fare qualche momento la pratica da soli, ma secondo me è importante perché è appassionante sentire i propri rumori, la propria gestualità, quasi come un rituale, diciamo, di preghiera. E sulla Namaskara B mi vengo a sedere piegando le gambe su una sedia immaginaria Uttanasana, lascio il peso delle mani e della testa Uttanasana, scivolano le mani sulle tibie, inspiro e all'espiro allontano i piedi, Chaturanga Dandasana, appoggio le ginocchia, scendo fino in giù, Urdhva Mukha piccolo cobra e Adho Mukha vengo cane testa in giù. Piede destro davanti, piede sinistro a 45 gradi, mani sulle anche, inspiro e all'espiro lascio le mani a penzoloni giù. Spingo i piedi per innalzare le braccia come Sherazade, inspiro, l'espiro le mani davanti al cuore, mi fermo scendendo verso il ginocchio destro e resto lì. E vedo come sono le mie gambe destra e sinistra che sorreggono le mie spalle. Tirate un po' sulle spalle, non lasciate crollare le spalle giù, ma mantenete il vostro allungamento del vostro corpo. Riconoscete questo allungamento? Poggio le mani senza crollare, lungo il piede destro, poggio le ginocchia a flessione. Aprite le dita delle mani, inspiro piccolo cobra ed espiro rilasso. Spingo le mani, vengo cane testa in giù. Piede sinistro davanti, piede destro a 45 gradi, mani sulle ginocchia, mani sulle anche. Sentite le volte sotto i piedi, sentite la volta del vostro perineo, sentite la volta del vostro diaframma, poi del vostro palato e della vostra testa e la volta celeste. Tutte queste volte, questo tempio gigante. E rilasso le mani e spingo i piedi nelle volte, inspiro, innalzo le braccia e all'espiro mi fermo vicino al ginocchio e sento come le gambe sostengono il busto. E dispaccio la forza, non solo nella gamba davanti, ma nel piede dietro. Fermo restando che il ginocchio sinistro è perpendicolare alla caviglia, non va oltre. Poggio le mani, allontano la gamba sinistra, poggio le ginocchia a flessione. Urdhva Mukha, inspiro, chiudete i pollici, i gradici delle mani, espiro. Espingo nelle braccia, vengo cane, testa in giù, resto 3-1. Attivate la spinta dell'indice e del medio delle mani, 2. La leggera chiusura dei piedi e la leggera apertura delle spalle, 3. In ogni inspiro gli ischi si allontanano verso le stelle. Ed espiro piccola flessione, guardo al di là delle mani, cammino, faccio un salto, inspiro, scivolo sulle tibie. E respiro, rilasso, palmo delle mani per terra, mi siedo su una sedia immaginaria, Uttanasana, palmi giunti, spingo le palmi davanti al cuore, Samasthiti, lascio le braccia. E mi siedo, inspiro, e vado direttamente, espiro, mani per terra, mani sulle tibie, inspiro, espiro, poggio le mani, allontano i piedi, e Chaturanga Dandasana, e Urdhva Mukha, piccolo cobra, espiro, Adho Mukha. Piede destro davanti, avanzo la testa, piede sinistro, indietreggio la testa, salgo direttamente su e resto su. E alzo la punta del piede, vengo a mettermi sul tallone davanti, ok? Alzo la punta del piede e piego il ginocchio. Sento che il tallone è il punto in cui mi respinge la forza dell'anca destra nel mignolo sinistro. Poggio il piede ed espiro, scendono le mani. Allontano la gamba destra, appoggio le ginocchia se necessario e Urdhva Mukha, piccolo cobra e espiro, Adho Mukha. E piede sinistro davanti, allunga la testa, vengono sulle braccia e resto. Alzo il piede davanti. E sono nel cuore. Virabhadrasana, il cavaliere, inspiro, combatto col cuore ed espiro. Inspiro, poggio il piede solo per frenare quel punto, non far andare avanti il ginocchio, scende solo il corpo, poggio le mani, lascio il piede, poggio le ginocchia, flessione, inspiro, Urdhva Mukha, stendo le ginocchia e alzo il culo, Adho Mukha. E resto 3-1, guardate le dita delle mani, spingete le polpastrelle come se non voleste scivolare. 2. Lanciate il pube al di là del sedere, in anteversione 3. E
e piccola flessione, avanzo un piede e l'altro, lunga la schiena in avanti, inspiro e respiro, rilasso e mi siedo, piccolo piccolo, mani su ed espiro, Samastiti, ed eccami, inspiro e più fluido, espiro, mani per terra, inspiro a lungo, espiro, allontano i piedi, poggio le ginocchia e scendo giù, inspiro, Urdhva Mukha, espiro, Adho Mukha, e piede destro, la testa sale, le braccia salgono, inspiro, e all'espiro freno, poggio le mani, allontano i piedi, poggio le ginocchia ed espiro, in, e out, cane testa in giù, e piede sinistro, avanzo la testa, salgono le braccia, inspiro, senti che il tallone mi frena, espiro, poggio le mani, allontano, poggio le ginocchia e scendo, e Urdhva Mukha, espiro, Adho Mukha, e il resto. Il mio cuore si è accelerato perché parlo in più, ma voi sicuramente anche. Adesso chiudete la bocca e utilizzate questo momento in cui il male si è agitato per calmare il respiro, per approfondire l'ujjayi, per resistere a quel momento di stanchezza mentale, per trovare la quiete dopo la tempesta. Beautiful. Alzo la gamba destra, avanzo il ginocchio destro, poggio il ginocchio sinistro e alzo il petto come una sfinge. E sento tutta la pressione nelle mani risalire nel cuore, nel petto. Sono ancora in mezza punta dietro ed espiro allungando il gluteo destro. Ed inspiro. Ed espiro, sento la connessione tra il tallone destro e l'ovaio sinistro, mi avanzo col peso del corpo un po' in avanti, alzo il piede sinistro, con la mano destra vengo a prendere il piede sinistro, se posso, se non posso mi prendo il pantalone, ok, e il resto, espiro, e ora spingo il piede nella mano un poco poco, poi rilasso e un poco poco tiro la mano, tiro con la mano il piede verso il gluteo sinistro e rilasso e spingo il piede, quindi metto in trazione il quadricipite attraverso l'uso del muscolo, espiro e tiro poco poco e poi rilasso completamente la gamba e scendo in allungamento sui gomiti. Ok. Adesso, da qui che sono, prendo la mano destra e la passo sotto l'ascella sinistra come a voler scivolare e mettermi a girarmi sul cuscino, poggio la testa per terra, piego il gomito destro e spingo la mano sinistra sulla mano destra in preghiera e poi spingendo la mano sinistra sollevo il corpo e vado in torsione con la parte superiore del corpo. Resto dunque poggiata sul gomito o sull'avambraccio a seconda dell'unicità della capacità di ognuno di voi. Ed espiro, sono dunque in una torsione superiore e in una posa da sfinge inferiore, esseri mitologici, capaci di produrre più forme nello stesso corpo, memorie flottanti. Ed espiro, rilasso la testa, come se mi accomiatassi da questa posizione, spingo nella mano sinistra e poi nella mano destra mi risveglio, mezza punta dietro, respiro, guardo l'ombelico del cane, testa in giù ed osservo il ritorno, semplicemente. E poi avanziamo il ginocchio sinistro, restate col tallone sinistro in contatto con l'inguine destro, ok? Non vi sedete sul culo. Se avete bisogno mettetevi una bricchetta sotto al sedere sinistro, ok? Di modo da restare dritti, in linea. Ok, prima godiamo un attimo delle nostre mani, sentiamo come le mani spingendo trasmettono la forza nelle spalle che si aprono e fanno emergere lo sterno e la cassa toracica e il cuore. Anche qui ricordatevi che il dottore quando vi ascolta e vi ausculta vi respira da dietro, voi dovete alzare quelle costole dietro la schiena, l'abbiamo tutti fatto almeno una volta nella vita, quindi ricordatevi di andare a respirare là dietro, non schiacciate quella sensazione. Poi piano piano pieghiamo il ginocchio dietro passando
alzando il peso del corpo in avanti sulla rotula destra, ok? Mano sinistra prende il piede e spingo poco poco, quindi allungo il quadricipite ma usandolo, lo rilasso e lo allungo invece in passività, quindi vedete faccio sempre un movimento di allungamento del quadricipite, di allontanamento tra il ginocchio e l'anca, ma una volta usando il muscolo e una volta nella sua passività, ok? E di nuovo spingo poco poco il piede nella mano, rilasso e poco poco tiro il piede con la mano e poi rilassa prima e poi rilassa il basso gamba. Beautiful. E adesso scendo sui gomiti. Ok, dalla punta del piede destro fino alla testa. Sento il tallone. Io mi sono messo una bricchetta, per esempio, tutto al sedere a sinistra e trovo che sia veramente utile, quindi ricordo a tutti quanti di avere un cuscinetto un po' rigido, un libro, un fatto vicino a voi. Ok, quindi il tallone sinistro nel linguine destro. La mano della sinistra si alza, fa dividere, passa sotto l'ascella, è come se la spalla si volesse poggiare sul cuscino e la testa anche. Piego il gomito sinistro, metto la mano destra sulla mano sinistra, perpendicolare, spingo con la mano destra e sollevo il corpo. Ed espiro, guardo su. E ora vado un attimo con la mia percezione, sento le gambe in una direzione fino al petto e sento il corpo che ruota da un punto in alto. E l'occhio e il sorriso mi aiutano. Ed espiro, rilasso le braccia, ritorno, mano destra e mano sinistra, spingo con le mani in diagonale davanti, mettiamo una bella mezza punta dietro e guardando l'ombelico alziamo il culo, e veniamo bene testa in giù. Bravissimi. E di nuovo camminiamo con i piedi, le mani verso i piedi, pieghiamo le ginocchia, ok? Pieghiamo. Ed inspiro, allungo sulla punta delle dita, all'espiro rilasso le mani, ma mi vengo a sedere. Aprite un po' i piedi, un poco di più, e veniamoci a sedere con il sedere in mezzo ai piedi, ok? Come quando si fa cacca in mezzo alle campagne. Ok, quindi abbandoniamo il bacino proprio come una borsa che pesa giù. Usate per non cadere la forza che spinge i gomiti alle ginocchia e i ginocchia alle gomiti, ok? Questo punto di contatto, come se mi appoggiassi a qualcosa. Se siete in due vi potete anche dare le manine e lasciare quindi a riposo e scendere tutta la parte lombare, curvandola nell'altro senso. In contropostura. Adesso sentiamo come il petto è chiuso e ora proviamo ad aprirlo un po'. Aprite un po' le dita dei piedi verso l'esterno, ok? Come le ranocchie. E ora il gomito destro lo mettete a livello del ginocchio destro, il gomito sinistro a livello del ginocchio sinistro e spingete i gomiti, mettete le mani in preghiera davanti al petto e come spingendo con i gomiti, aprendo le ginocchia, innalzate il cuore e lo sguardo in diagonale verso l'alto. E ora da lì che siete, quindi la vostra schiena si è quasi allungata, come una ranocchia che sta pregando, inspirate per aprire il cuore, ma tirate dentro il perineo e il basso ventre. Beautiful. Ed espirando rilassiamo le spalle, rilassiamo le mani, camminiamo con le dita delle mani lontano, talmente lontano che si alza il sedere, le piedi si richiudono verso un po' l'interno e siamo in un leggerissimo cane testa in giù, appena più grande di un metro, ma appena. Benissimo. Poi avanziamo un altro po' le mani, poggiamo le ginocchia, inspiro. E all'espiro veniamo a scivolare il ginocchio sinistro dietro per vederci a sedere, ok? E ci ritroviamo seduti per terra. Benissimo. Apriamo il ginocchio destro, quindi in Janushirshasana A, senza modificare nulla nella gamba sinistra. Inspiriamo sollevando il corpo e orientiamo la cassa toracica verso la tibia sinistra. Tutta la gamba sinistra è come il gioco di ieri, no? Qualcuno che viene per alzarmela non ci deve riuscire, ok? Quindi create una densità tale come se ci fosse un campo magnetico che passa nella vostra gamba, ok? E non è una tensione forte, ma una presenza, capito? Ed inspiro ed avanzo
E adesso, se usate bene i muscoli della gamba sinistra e sentite l'apertura che abbiamo creato nel corpo, possiamo sollevare la cassa toracica e venire a prendere il piede, ok? O addirittura il polso al di là del piede. Fermo restando che il pube e l'ombelico devono mantenere la parte lombare in protezione ed è quello che si apre è la parte superiore della cassa toracica, ok? Ed inspiro, ujjayi forte, espiro, inspiro ed espiro. Forza perineo ombelico, alzo un po' la cassa toracica, inspiro. E lo sterno va in direzione della tibia ed espiro, forti nella gamba sinistra. Ed inspiro, sollevo l'addome e lo porto oltre ed espiro. Beautiful. Ed inspiro, alzo la testa, gli occhi tra le sopracciglia ed un bel sorriso. Espiro nell'ischio sinistro. E torno dritta dritta nel centro, allungo la gamba destra, piego la sinistra, inspiro ed espiro, Janushirshasana, lato sinistro e vado nella stessa presa ed inspiro, ci lavoro di respiro, ujjayi, fuoco che brucia dentro. Ujjayi è una respirazione profondamente attiva. Perineo ombelico, ujjayi. Espiro. Lasciate abbandonarsi il polmone sinistro. Ed espiro. Anche questa è una piccola torsione, lieve lieve, ma c'è. E ora che abbiamo lavorato prima la torsione così grande, sentite la disponibilità del corpo. Scusa, ma devo salire. Ed espiro. E ultima onda, inspiro su tra gli occhi, con un sorriso tra le labbra. Espiro. E torno. E lascio le due gambe, ed incrociamo le gambe, salvo il sedere ed espiro, allungo le due gambe. Ok, pieghiamo la gamba destra, Marichasana, passo davanti con il braccio destro, incrocio dietro e mi prendo il pantalone o le mani dietro di me. Anche qui inspiro, alzo la cassa toracica ed espirando, ingaggiate bene il polpaccio e il quadricipite sinistro ed espirando mi allungo verso il piede, due. Lasciate del lesto alla postura affinché ogni volta che arriva l'inspiro, come quando le barche vengono legate alle boe, gli si lascia sempre quel lesto, quel po' di corda che permette alle barche di non urtare contro il molo, ok? Attraccate la vostra barca, ma lasciate del lesto affinché ci sia movimento nel corpo, sempre comunque quel movimento sia intriso di gioia e di piacere, quindi date lesto. Ed inspiro dall'ancoraggio della mia gamba sinistra, innalzo il petto, inspiro ed espiro. E sciolgo piano piano. E lascio la gamba destra, piego la sinistra, inspiro, avanzo il braccio sinistro, ruoto intorno alla gamba e all'espiro mi allungo in avanti. Marichasana A, inspiro. Anche qui arriva il dottore da dietro, l'incubo del dottore, con il suo arnesino, vi lo piazza dietro la schiena e lì dovete respirare. Forza, inspiro, aprite quelle costole da dietro. Presenza nella gamba destra. Ed inspiro, guardo su tra gli occhi, ed espiro lì e sciolgo piano piano e lascio. Ok, incrociamo le gambe, l'altro incrocio, alzo il sedere, hop, e lascio e allungo le due gambe.
Benissimo, pieghiamo la gamba sinistra, così tranquillamente a metà loto, piego la gamba destra col ginocchio verso il cielo e metto il gomito sinistro a prendermi ad abbracciarmi il ginocchio destro, dopodiché mi vado a prendere con la mano destra la zizza e le costole sinistre e mi accompagno con la mano a ruotare, ok? Poggio la mano destra dietro e guardo dietro, ok? Quindi un'altra torsione ma leggera. Inspiro, le mie anche sono belle dritte, ancora una volta voglio ruotare la parte superiore del corpo, lasciando il basso schiena tranquillo, anzi, in verticale. Inspiro per il ombelico, e invece come palloncini, come quando i palloncini di spalle forme diventano cane, fiore, spada, vedi? L'aria entra e poi ad un certo punto la faccio trasformare in un'altra cosa. Ed espiro. E poi nelle torsioni c'è tanta roba, eh? Tutte le cose che non mi sono andate storte, mi sono andate storte. La digestione, il nux vomica, proprio come riesco a digerire delle cose. Allora digeriamole nel corpo, in questa postura che siamo. Includiamo gli opposti. Anche gli opposti di una circostanza. E respiro, libero la testa, guardo avanti. Quindi vedete come la testa è libera e poi lascio piano piano la parte superiore del corpo che ritrova la sua verticalità, cambio gamba destra piegata, gomito destro che va ad abbracciare la coscia sinistra, con la mano sinistra mi ficco dentro e mi tiro le costole, innalzandomele, spirale che virtuosamente mi accompagna dietro, poggio la mano dietro, osservate il basso schiena dall'interno che è bello dritto ed inspirate dritti in quel basso schiena. E poi dal diaframma in poi ruotate. Forse il cuore ruota di meno, forse le spalle ruotano di più, forse lo sguardo ruota di più o di meno, a seconda di come state oggi. E ruota il lato sinistro, ma in realtà ruota perché il lato destro è sufficientemente elastico e lungo e disponibile a cedere. Ed espiro libero, la testa guarda avanti, sciolgo piano piano e allungo le due gambe. Ok, mi poggio dietro, apro e chiudo, apriamo un attimo le gambette e ora ci alziamo un poco sull'ischio destro e sull'ischio di sinistro, e sull'ischio destro e sull'ischio sinistro. Alzo, alzo uno e alzo l'altro, ok? Benissimo, mettiamo le mani dietro, ci ripiangiamo un'altra volta, forse anche un po' più giù sulle sotto le cosce, è come se volessimo quasi cadere in avanti, allunghiamo gli ischi dietro, poi riposiamoci sugli ischi e lasciamo le mani. Ora che abbiamo molto diversa la sensazione dell'inizio, ora possiamo ingaggiare le gambe, quindi se qualcuno mi vuole alzare la gamba, niente, non ci deve riuscire, ma in nessuna parte, fino al tallone, quindi trovate quel momento, provate a sollevarvi la gamba, provate a creare quella resistenza che è l'ancoraggio, ok? Questa è la resistenza che dovete avere. Ora inspirate, ricordiamoci che il bacino se ne può andare per i fatti suoi, quindi lasciamo ruotare il bacino, lasciando la resistenza nelle gambe, quindi allunghiamo la parte del pube, aspirando però il perineo, perché quando aspiriamo il perineo, invece di spaccare gli ischi e quindi di farci uno stiramento da dietro, qualcosa si ritiene, si contiene. Flettiamo i piedi, allarghiamo la bocca sotto i piedi e avanziamo, avanziamo, avanziamo con una coscia che però sempre nessuno deve poter togliere. E cosa che avanza? Avanza l'osso pubico, avanza lo sterno, il cuore. Ingaggiate le gambe, ingaggiate dietro le ginocchia, ma soprattutto dietro i polpacci, dietro i talloni. Forza, respiro. Sentite come avanza il corpo, com'è bella questa estensione. Le dita delle mani, tutto in estensione. Espiro.
Inspiro, tornano le mani ed espiro mantenendo la tensione nelle gambe, espiro, torno e chiudo le gambe con la stessa forza e ritrovo il Dandasana, le mani accanto ai glutei, le spalle belle ingaggiate e sono bella tonica. Anche qui provate a sollevarvi le gambe, fatelo veramente perché subito i muscoli reagiscono. E se qua qualcuno venisse che vuole piegarvi e togliervi le mani da terra, anche qui spingete qualcosa. Metto giù, petto che sale per il ombelico. Libero la cassa toracica, forza, non mi impedite. E al respiro poggio le mani 30 cm dietro, mi poggio sui gomiti ed espiro nel flex delle gambe, ok? Quindi ho il bacino che si è curvato, questo appressamento nel petto e allungo il fondo schiena. Poi mi stendo con la schiena e come se fossi uno di quei soldatini mi allontano con le scapole, ok? Mi allontano come i soldatini quando devono scivolare sotto, stanno facendo gli allenamenti e devono scivolare per allontanare, allontanare le spalle, allontanare e poi allungo le braccia su. Ok, come quando siamo in piedi, avvicinate i piedi, malleoli che si giungono, gli alluci che si giungono, incrociate gli alluci dei pollici delle mani e tiriamo, andiamo in trazione di tutta la parte posteriore del corpo, in trazione, in allungamento. Ed inspirando, allungo, 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 ed espirando, resto, resto, resto. Ed espirando rilasso i gomiti, le mani scendono e rilasso i piedi da una parte e dall'altra. Ah, ok, giriamo le due ginocchia al cielo, 1 e 2. Alziamo la gamba destra e lasciamola shaky, shaky, shaky. Le dita dei piedi il mignolo, le pelli, le fasce, i muscoli tendini, le articolazioni, i liquidi, il sangue, tutto shaky nell'anca destra e lascio il piede cadere sul gluteo, poi po. E alzo la gamba sinistra e shaky, shaky, shaky. E il polpaccio, il quadricipite, nel ginocchio, nell'aria, e poi la pelle, tutto e tutto, e buli buli, glu 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 glu. Prendete il tempo di arrivare nello shaky, visualizzatelo. Abbandonate, poi lascio il tallone e poggio. E poggio destra e poggio sinistro. E lascio andare le ginocchia a destra, sollevo le due braccia, le apro di lato come nel crocifisso e guardo nella mano sinistra. E respiro, immaginandomi che ogni volta che inspiro ed espiro si gonfia un salvagente che ho dimenticato di togliere dall'estate scorsa. E che si era gonfiato ed ora inspirando ed espirando si gonfia questo salvagente, ma si gonfia non solo davanti ma anche dietro la schiena, tutto intorno. E poi le ginocchia salgono verso il cielo insieme al naso che ritorna verso il cielo. Guardate un attimo il vostro soffitto e soprattutto spostatevi un attimo e guardatevi stesi per terra. Vivi e vegeti, sani, capaci, meravigliosi, talentuosi, giovani, anziani in forma, qualunque cosa, lodatevi. Lasciate scendere tutto il mondo in questo istante, nel vostro cuore, nel vostro ombelico, nei vostri piedi per terra, nelle vostre mani. Ora lasciate che le ginocchia lentamente si muovano verso sinistra e guardate quanta elasticità c'è nel vostro corpo, il mento che scende, la testa che ruota verso la mano destra. E osservate, osservate cosa c'è a destra, senza giudizio, con degli occhi morbidi, appassionati. Con degli occhi che ascoltano, che arrivano ad ascoltare il vostro cuore che è dentro di voi e arrivano a dipingere fuori nella stanza la delicatezza di questo ascolto. Se sono in grado di ascoltarmi dentro,
la qualità dell'ascolto che mi offro, per quanto mi riconosco un'essenza. Allora guardo fuori con la stessa qualità. Ed inspiro, l'anca destra ritorna nel pavimento, tornano le ginocchia, torna il naso, sollevo le due ginocchia verso il petto, incrocio le mani e chiudo gli occhi e tuffo a bomba, mi rilasso e a bomba mi tuffo dentro il basso schiena, dentro il coccige, così. Dentro il cervello rettiliano che sta dietro la testa e gli occhi si tuffano dentro al cervello e la pelle scivola goduriosa verso le orecchie e mi contengo in un inch piccolo e pur così grande. Ed espirando poggio le mani davanti alle ginocchia come per prendermi le ginocchia e apro e accompagno il ginocchio destro ad apertura laterale, solo il ginocchio destro, e poi lo accompagno a chiusura, ok? E apro il ginocchio sinistro, solo il sinistro, senza muovere nel bacino, vedo dove posso arrivare accompagnando questa apertura e da chiusura lentamente. E di nuovo il ginocchio destro esplora l'apertura destra senza muovermi nel bacino e poi, arrivato al punto limite, continuo ad andare, si apre l'anca destra e poi il ginocchio sinistro segue il ginocchio destro. Però ora perché posso seguire 2 minuti, è finito. E poi apro il ginocchio sinistro. Apro il ginocchio sinistro fino al massimo e poi seguo, vedo come l'anca sinistra tira l'anca destra, come una successione di catenelle, tutte legate, e come in un didgeridoo la sabbietta scivola e tutto cade dall'altra parte della testa, del sangue, gli organi, la lingua, l'occhio, e di nuovo apro destra. E il gigeri duro, forza, girate il tubo dall'altro senso, quello strumento che fa cadere la sabbietta cade piano piano nell'anca destra e poi nel polmone destro e poi nella tempia, nella parte destra del cervello e mano sinistra spinge per terra e il ginocchio sinistro indietreggia per dare spazio al corpo di ergersi. E il genio che è dentro di voi, il genio della lampada, si viene a sedere, alza le mani, le ruota davanti e apre le mani davanti alla luce, gomiti aperti, indice e pollice giunti. Erge il genio sopra le vostre anche. Le vostre anche sono la lampada e voi siete il genio che esce. E com'è quel genio? Mica un pezzo di legno. È una cosa morbida, è quasi un fantasma e non è corpo, è pura essenza. E non fa che sorridere perché tutto può esaudire. E chiudiamo gli occhi, un po' orientaleggianti, sorridiamo, lasciamo che gli occhi si allunghino verso le estremità, che il viso diventi il viso di un genio che non ha più paura, ma che è lì solo per esaudire i desideri terrestri che entrano dal primo chakra, il desiderio di egualizzare ogni aspetto del nostro corpo, che sia distrazione diventi capacità in concentrazione, che sia sovrappeso che diventi affinamento, che sia disordine che diventi ordine, ma diventi, già lo è sicuramente in tante parti della vostra vita, che semplicemente le cose non circolano. Allora autorizziamo alle nostre capacità di circolare liberamente, tranquillamente, trasvasiamo la ricchezza di un vaso dentro uno che mancava e così con molta semplicità lasciamo divenire qualcosa di nuovo dentro di noi. Come fa il genio?
E poi veniamo a mettere la mano sinistra e la mano destra appoggiata sulla mano sinistra e sospendiamo le due mani a 5 cm distanti dal corpo e sospese a 5 cm un poco poco, anzi due sopra l'ombelico, così che le nostre spalle restino uno zainetto, restino una giacca. E indietreggio appena appena la nuca per sentire che la mia glotta si libera, che il mio canale è libero. E sono un genio e siamo tutti dei geni. Dobbiamo solo osare desiderare, osare visualizzare, nominare anche ciò che non ci piace, nominarlo e mettergli accanto l'attributo che desideriamo sviluppare. In fiducia, riconnessi al nostro genio, alla nostra essenza, che non è un fattore sociologico, ma è qualcosa di divino che giace in noi. Giungiamo i pollici delle mani e uniti i pollici, le punte dei pollici, liberiamo come delle farfalline le mani e veniamo a chiudere questo spazio tra le mani, questo spazio sottile, sottile che è l'incanto di un desiderio, una cosa sottile. Ed inspirando richiamiamo le mani verso la fronte affinché i pensieri seguano questa qualità sottile che è il nostro pensiero, e le mani sulla bocca affinché le nostre parole possano essere sottili, perché in ascolto sottile di qualcosa che giace dentro di noi. E le mani sul cuore affinché l'intento dietro le nostre azioni e dietro le nostre parole sia puro e sottile. Holy, holy, holy. Ed inspiro ed espiro. E grazie.